Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come penso ormai tutti vi siate accorti, DJI ha lanciato il nuovo DJI Mini 2, quindi questo nuovo drone che va già a sostituire o comunque affiancare quello che era la versione 1 appunto di questo mini drone di casa DJI. Però in tutto questo c'è stato anche un incremento sì di prestazioni ma anche di prezzo, e allora so che tanti hanno dei dubbi, nel senso: acquistare il Mini 2 o acquistare l'Air 2, proprio perché comunque il prezzo adesso del Mini 2 è aumentato, anche se attualmente è rimasto comunque una bella differenza di prezzo. Però tanti fanno anche il pensiero inverso, cioè avevano intenzione magari di acquistare l'Air 2, però dicono: no, però questo Mini 2 è migliorato tanto, quindi è molto simile all'Air 2, acquisto il Mini 2. Quindi nel video di oggi voglio fare un po' di chiarezza su questo, su quello che sono le differenze, non tanto del comparto hardware, che vabbè lì ci vuole un attimo a fare le differenze, quanto del comparto fotografico e video, perché comunque questi due droni sono droni per fare video e foto, nascono per quello. Dal punto di vista del comparto tecnico è facile: le differenze sono: qua abbiamo un peso di 249 grammi e l'unica aggiunta che è stata fatta, che non è diciamo attualmente montata sull'Air 2, è al supporto satellitare Galileo. Quindi questo mini drone ha il GPS, ha il GLONASS e ha Galileo, mentre qua abbiamo GPS e GLONASS. Ok, quindi quello che ha questo Mavic Mini 2 rispetto al quello che è il Mavic Air 2 sono queste due cose: 249 grammi e supporto del sistema Galileo. Mentre qua cosa abbiamo che non ha il Mini 2? Allora, abbiamo i sensori anticollisione frontali e posteriori, e voglio dire tanta roba, l'Active Track, che qua è assente tuttora, quindi anche in questa versione 2 manca, quindi una cosa che a tanti potrebbe interessare. E soprattutto un'altra cosa che questo drone ha è il sistema APAS 3.0, cioè il rilevamento degli ostacoli e l'aggiramento degli ostacoli, e questa versione 3.0 è incredibile. L'ho fatto vedere anche nei video in cui l'avevo provato, cioè è incredibile come aggira e si sposta velocemente nel fare il calcolo quando sta incontrando un ostacolo. Quindi dal punto di vista del comparto tecnico le differenze secondo me fondamentali sono queste. Ovviamente se uno vuole un drone sotto i 250 grammi è inutile che faccia neanche un paragone, perché allora prende questo, fine, o prende anche la versione 1, cioè nel senso non c'è paragone con niente. Però tanti hanno questo dubbio perché magari volevano già acquistare l'Air 2 indipendentemente, perché avete appunto delle cose in più a livello di comparto tecnico e soprattutto di comparto foto e video che il Mini 1 non aveva. Qua qualcosa è cambiato, però ragazzi non ci siamo ancora, nel senso che questo non è questo dal punto di vista del comparto foto video. Ovviamente poi dipende uno cosa vuol fare, che intenzioni ha, poi ovviamente ragazzi continuate a seguirmi sul canale dove faremo veramente un confronto tra foto e video pratico. Questo è proprio un confronto a livello tecnico delle due fotocamere. Allora partiamo dal sensore, non montano lo stesso sensore, qua abbiamo un sensore più piccolo, abbiamo un sensore da 1 su 2,3 pollici, qua invece abbiamo un sensore di 1 su 2 pollici, quindi un sensore più grande per l'Air 2. Poi entrambi hanno un sensore Pro da 12 megapixel che però qua ha la funzione che è in grado di fare fino a 48 megapixel, ovviamente finta, nel senso che come per gli smartphone questa funzione che diciamo l'hardware e il software riescono a gestire e creare un 48 megapixel, se vogliamo, fittizio. Ok, però entrambi sono da 12 megapixel per tutti e due i droni. E in più qua abbiamo anche il sistema Smart Photo, questa nuova tecnologia di DJI che crea queste foto, le elabora lei con un sistema, con un algoritmo suo, che a me piace davvero tanto. A me lo smart photo piace tanto. Il 48 megapixel fittizio non mi fa impazzire, se devo essere sincero. Le foto normali ovviamente tanta roba, quindi dal punto di vista foto qua 12 megapixel, qua 12 megapixel, 48 megapixel anche se fittizi o smart photo. Entrambi adesso sono in grado di scattare foto JPEG e RAW, cioè cosa vuol dire? Che anche questo piccolo drone di DJI adesso scatta le foto RAW, cioè grezze, quindi foto non compresse, che è poi la stessa funzione che abbiamo anche qua nell'Air 2. Poi passiamo adesso a quello che è il video, e qua c'è tanta differenza. Sebbene qua adesso siamo arrivati a un 4K, qua
abbiamo sì sempre un 4K, ma le differenze sono davvero, secondo me, tante. Poi dipende sempre dall'utilizzo che uno ne deve fare, ragazzi, perché questo è importante, è l'utilizzo finale che avete, perché secondo me anche il Mini 1 dal punto di vista video o foto era eccezionale se lo dovete utilizzare per condividere foto, video, guardare nel PC quello che avete fatto. Adesso siamo sinceri, la maggior parte dei portatili non ha un monitor 4K perché non ce l'ha. Un MacBook Pro da 15 pollici come il mio non ha un monitor 4K, ha un monitor da 2,7K, quindi anche se io ci riproduco un video in 4K non lo vedrò realmente per quello che ha dato il drone. Quindi quello che era la qualità video del Mini, secondo me era eccezionale, per un 2,7K secondo me ottimo, parlando della prima versione. Quindi bisogna sempre pensare dal punto di vista foto e video cosa dobbiamo fare. Ovviamente se dobbiamo fare cose importanti e siamo proprio degli appassionati, ovviamente la differenza è ancora tanta fra questi due droni, mi raccomando, non pensate ok 4K tutte e due sono uguali, non sono uguali. Allora infatti adesso vado avanti e vi spiego quali sono queste reali differenze. Allora, qua abbiamo un 4K 30 fps come limite massimo, qua abbiamo un 4K 60 fps come limite massimo, è già qua una differenza secondo me importante. Poi qua abbiamo un bitrate da 100 megabit per secondo, qua abbiamo un bitrate da 120 megabit per secondo. Cosa vuol dire? Che la qualità video, proprio il dettaglio della qualità video, qua è inferiore a questa, perché i megabit per secondo sono la quantità di dati che viene portata nel video. Quindi più dati abbiamo all'interno dell'immagine video che andremo poi a guardare, ovviamente più sarà dettagliata e definita. Quindi qua abbiamo un 120 megabit per secondo ed è davvero tantissimo. Qua abbiamo 100, non che 100 sia poco, però per dire che c'è differenza e ce n'è secondo me tanta. Poi per quanto riguarda la tipologia di video registrati, qua abbiamo solo la possibilità di registrare video normali, qua invece video normali o di CineLike. Cosa vuol dire? Che abbiamo questi video con colore piatto che poi potremo andare a post produzione, modificare e dargli, diciamo, tutte le modifiche di colore che vogliamo, ed è una cosa davvero importante per chi uno gli piace farlo e due che utilizza questi droni magari non solo per uso hobbistico ma anche per lavoro. Quindi una cosa importante da tenere conto di questi due droni dal punto di vista sempre video. Poi una differenza secondo me davvero importante è anche la codifica video. Qua abbiamo una codifica H.264 che ormai è una codifica sorpassata, perché è tuttora ottima, perché è quella che è stata utilizzata fino adesso praticamente da tutto, da tutti i sistemi hardware di registrazione, però da un po' di tempo è arrivata anche la codifica H.265, quindi qua possiamo scegliere se vogliamo H.264 o H.265. Perché scegliere? Perché poi in base al software che andremo ad utilizzare per fare l'editing video, se il software non supporta l'H.265 è inutile registrare in H.265. Quindi questa scelta ovviamente qua non c'è, qua è H.264, invece qua abbiamo questa scelta, è H.265, abbiamo la possibilità di avere un file più piccolo di dimensioni ma che mantiene una qualità nettamente superiore all'H.264 a livello di dettaglio, di colore, cioè è davvero tanta la differenza. Quindi un'altra cosa da tenere in considerazione se uno deve scegliere questi due droni per le qualità video e foto. Entrambi hanno uno zoom 4x, uno zoom che io ritengo abbastanza inutile sia per uno che per l'altro, non mi fa impazzire questa cosa dello zoom ottico, però per creare qualche effetto va bene, però vabbè, non è una cosa che io ci divento matto. Però entrambi hanno questo zoom 4x, ovviamente uno zoom finto, non è uno zoom ottico, è per quello che perde secondo me un po' di senso, a parte che per creare qualche effetto, però di per sé non mi fa impazzire più di tanto in entrambi i casi, però vabbè, è una cosa in più che hanno e ce l'hanno tutti e due. E un'altra cosa importante che secondo me va tenuta in considerazione è anche il ritorno video. Entrambi montano l'OcuSync 2.0, ormai lo sapete, quindi entrambi vanno a una distanza in CE di 6 km tranquilli, in FCC 10 km, ormai questo lo sapete, però cambia il ritorno video. Qua abbiamo un ritorno video in HD, cioè un 720p 30 fps,
IPS con un bitrate di 8 megabit per secondo, quindi una qualità video del dettaglio abbastanza bassa, mentre qua abbiamo un ritorno video in 1080p con un bitrate di 40 megabit per secondo, quindi capite bene che la qualità video del dettaglio è differente. Poi ovviamente anche l'Air 2 quando si allontana e il segnale diventa scarso, non è che la connessione va via, ma switcha da solo a una risoluzione più bassa, cioè quella di 720p, però decide lui in base appunto a quello che è il segnale di ritorno video. Ma se siamo in una zona e in una distanza in cui la qualità video è ottima, qua abbiamo un ritorno video di 1080p, quindi capite bene che la differenza nel fare riprese video potrebbe essere importante avere un ritorno video dettagliato già nello smartphone rispetto magari a questo, che non che non sia dettagliato, che si veda male, però ovviamente non è la stessa cosa. Quindi ragazzi, questo era solo un video per farvi capire quali differenze ci sono dal punto di vista fotografico, perché entrambi sono in 4K ma non sono uguali dal punto di vista foto e video, perché magari tanti inesperti leggono, vabbè, tanto adesso anche questo è 4K, quindi è come l'Air 2, per dire i sensori non mi interessano, l'Active Track non mi interessa, l'APAS 3.0 non mi interessa, mi compro il Mini 2, tanto è foto e video uguale. No, non è uguale, è migliorato rispetto alla versione 1, ma è completamente diverso comunque da questo Air 2. Ovviamente ragazzi, non pensate che la DJI siano stupidi, quindi loro sanno quello che fanno, non avvicinano mai i droni in maniera importante, loro differenziano sempre le tre categorie di droni richiudibili che hanno, quindi non li fanno mai avvicinare troppo uno all'altro dal punto di vista delle caratteristiche, perché comunque loro vogliono prendere più mercato possibile. Per prendere più mercato possibile vuol dire andare a creare prodotti che vanno a soddisfare più persone possibili, quindi ogni tipologia di Mavic va a, diciamo, soddisfare categorie di persone e di utilizzo diverse, e il loro obiettivo ragazzi è sempre quello, e fino adesso ci hanno insegnato che sono stati bravissimi, anzi non direi bravissimi, direi geniali. Quindi ragazzi, questo video era solo per specificare le differenze che ci sono dal punto di vista del comparto video e foto, visto che questi droni nascono per quello, perché parliamoci chiaro, chi vuole compra un DJI lo compra per quello, non lo compra per far pilotare il drone e fare il giretto, se no ti compri un drone molto più economico e ti fai lo stesso identico giretto. Questo invece, chi compra un DJI lo compra soprattutto perché ha qualità video, stabilizzazione, cioè davvero top da numeri 1. Quindi ragazzi, mi raccomando, continuate a seguirmi, dove faremo anche una comparazione video e foto fra questi due, ma soprattutto poi faremo una comparazione magari video e foto con la versione 1 del Mavic Mini. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che sia stato chiaro quello che ho tentato di trasmettervi e di spiegarvi, perché era il senso di tutto, perché tanti mi hanno scritto e ho letto tanti commenti in cui magari uno dice, ok, allora vendo l'Air 2 perché magari già ce l'avevano e mi compro il Mini 2, tanto sono più o meno uguali. Non sono uguali. Allora, questa scelta va fatta solo se volete i 249 grammi. Se volete assolutamente un drone da 249 grammi, ragazzi, ovvio, è questo, punto. Non c'è confronto con niente, né con il Pro, né con l'Air 2, cioè con niente. Dovete solo scegliere se volete il Mini 1 o il Mini 2 in base al prezzo che volete spendere, cioè in base a tutto questo, che comunque anche questa fa la differenza, i soldi che dovete spendere, la vostra disponibilità economica nel scegliere, perché come sapete questo è aumentato di prezzo mica male, e l'Air 2 invece adesso lo si trova anche in offerta, spesso Amazon lo mette in offerta a prezzi davvero interessanti, che con quello che ci viene dato, voglio dire, tanta roba. E poi comunque uno deve valutare se vuole l'Active Track, perché dopo non è che uno compra questo poi si lamenta che non ha l'Active Track, lo sa già prima che non ce l'ha l'Active Track, e probabilmente non ce l'avrà mai, perché DJI non lo metterà mai, perché non vuole uno a farlo avvicinare troppo a questo. Non è che questo non lo supporti, ragazzi, non pensate che questo non abbia un hardware che non supporti l'Active Track, però DJI non lo inserirà mai,
perché se no si avvicina a questo, quindi deve lasciare delle differenze e le vuole lasciare volutamente, soprattutto poi perché qua non avendo i sensori, secondo me DJI, magari uno dei motivi anche perché non lo voglia inserire è anche quello, oltre a tenere un dislivello fra le sue categorie di droni. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, che vi abbia chiarito un po' le idee sulle differenze reali che ci sono dal punto di vista del comparto video e foto fra questi due droni, nuovo Mini 2 e Mavic Air 2. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un grosso pollice su, continuate a seguirmi su Instagram dove vi porto tante novità, tante anteprime. Mi raccomando, seguitemi su Instagram, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un confronto, una recensione, un test, un tutorial, una novità e tanti gadget nuovi che arriveranno qua sul canale. Ciao!